Ago il filo e partendo da uno qualsiasi dei lati andiamo ad effettuare un'imbastitura di mezzo centimetro tutto intorno al perimetro della stoffa. Una volta che abbiamo preparato il nostro pezzetto di stoffa, andiamo a tirare fuori i punti semplicemente con delle maglie basse tutto intorno. Fatto il cappietto iniziale, giriamo la stoffa fronte a noi e l'uncinetto lo andiamo ad infilare. Al tatto voi lo sentirete esattamente a filo della piega e lo facciamo uscire. Vedete, proprio sotto, di modo che quando noi andiamo a tirare il punto, lavoreremo il nostro giro di maglia bassa e contemporaneamente andiamo ad inglobare la piega e quindi andiamo a fissarla. Vi faccio vedere un pochino come fare per tirare fuori i punti, ma questo è un metodo che già ho usato per un altro lavoro di riciclo e che trovate in rete ed è la round bag di riciclo jeans e uncinetto. Se volete vedere perfettamente come fare o come agevolarvi il lavoro, vado ad estrarre il cotone. È un poco fastidioso perché è sottile, l'uncinetto è piccolo e mi fisso con un punto catenella. Do una catenella di separazione, vado a qualche millimetro più in là dal primo punto che ho fatto e procedo con l'estrarre i punti successivi, sempre allo stesso modo, stendendo bene il punto che abbiamo tirato fuori per tenere ben stesa anche la piega. Catenella di separazione, vado ad estrarre il punto successivo. Cerchiamo di mantenere sempre la stessa distanza. Se vi è più comodo, fate dei segnetti con una matita, con un pennarello che poi andrà via durante il lavaggio e continuate ad estrarre i punti per tutto il perimetro del pezzetto di stoffa. Io ho lavorato tutto intorno al perimetro del pezzetto di stoffa, sono dall'altro lato e vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto lavorato. Do una catenella, vedete, e abbiamo completato tutto il lavoro. Il consiglio che vi do è quello di tenere alla stessa distanza regolare tutti i punti che andate a tirare fuori. Vedete il mio come è bello disteso, non fa le onde, non raggrinzisce o non fa le pieghe. Ho lavorato il primo lato lungo e il primo lato corto. Per il secondo lato, sia lungo che corto, attenetevi agli stessi punti che avete ricavato dalla lavorazione dei suddetti lati. Nell'angolo, vedete che io nello stesso punto, proprio nell'angolo, ho lavorato circa 5 punti, 1, 2, 3, 4 e 5, e così per tutti e quattro gli angoli. Adesso voltiamo un attimino il lavoro e con dei punti bassissimi ci portiamo nella maglia centrale del primo angolo a disposizione. Quindi io entro in ogni punto e vado a lavorare un punto bassissimo fino ad arrivare nel punto centrale dell'angolo, come vi ho detto poc'anzi. Uno, due, nel terzo, proprio questo qua che è all'apice.
e da qui ripartiremo con la nostra lavorazione.